È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Ecco, l'accesso ai sotterranei. Soldato sconosciuto numero 185. Fai attenzione, Omar. Un nome celtico. Quindi questi hanno sparato. Ma fai attenzione, Omar. Buchenwald, Mauthausen e Auschwitz. Che sorge sopra un cimitero di suore. Si è incagliato qui? Cominceremo a scavare. Dopo l'avvistamento, è stato dopo. Se ne uscirà fuori il chupacabra. Sono nei sotterranei di Santa Maria della Piazza. Strane robe, segreti e misteri, siamo a Offagna, paese già visitato con il gattone, quindi se volete vedere la puntata ve l'andate a rivedere. Ma per l'occasione siamo qui per parlare del fantasma dalla rocca di Offagna, ma siccome ancora il sole non è tramontato, con Rosita, vieni qua, dove sei? Ciao! Che ci guiderà per l'Offagna medievale, perché ci sono le feste medievali oggi, quindi faremo un tour storico medievale del paese e poi al calar della notte andremo a cercare informazioni sul fantasma della rocca di Offagna. Siamo partiti? Siamo partiti. Allora, siamo all'ingresso del paese, che è l'ingresso principale. Quest'anno siamo alla 35esima edizione delle feste medievali, da noi ad Offagna chiamata la Contesa della Crescia. Cioè, originariamente era la Contesa della Crescia, dopo della Crescia, nell'immaginario collettivo è diventata le feste medievali. Sono le feste medievali. La Contesa della Crescia perché è il cibo principale che le taverne cucinano per i turisti, per il paese. E la crescia non è altro che un impasto di acqua, farina, strutto, olio e sale, che poi va farcita con le erbe di campo, che non sarebbero altro che le bietole, e prosciutto, salumi, insomma. E mi raccomando, non la chiamate piadina, perché sennò verrete messi nel libro nero. Ci troviamo nella taverna del Rione, Torrione. Che è la prima che incontriamo stasera. È la prima che incontriamo all'ingresso principale del paese. I colori di questa taverna, di questo rione che lo identifica, è il giallo e il verde. E andiamo a beverci la birra. Sì, tanto non c'è altro da dire. La birra non è arrivata, dai. Non mi dà. È troppo vicina. Dai, dai, che prego. Dove porti? Vuoi fare una ripresa al teatrino? Andiamo a fare ripresa al teatrino. Questa è la scalinata del Torrione. Ma sì, è stato quel bastardo di Cespuglino! Lo so! Avevo finito dicendo che praticamente dal primo anno ho assistito proprio all'evoluzione di questa festa. Perché adesso siamo arrivati alla edizione numero 30? 35esima edizione. Il paese praticamente è stato diviso in quattro contrade, quattro rioni. Abbiamo il rione Torrione. Che è quello dove abbiamo preso la birra. L'ingresso del paese. Ok, esatto. Aspetta, che abbiamo preso la birra. La birra. C'è il rione San Bernardino, che fa parte della parte più periferica del paese. E la campagna praticamente, venendo da Ancona. Poi abbiamo il rione Sacramento, che è la parte più a nord del paese, più alta. Ed abbiamo rione La Croce, che ci troviamo proprio adesso nella taverna. Perché qui sotto, aspetta, qui sotto qui c'è un altro posto dove si mangia. Perfetto. E i colori che vengono attribuiti ai vari rioni, quello del Torrione abbiamo visto giallo-verde, San Bernardino è rosso-blu ed è il mio rione. E poi c'è quello del Sacramento che è arancione-nero e La Croce che è giallo-celeste-bianco. Come potete vedere crescia, non piadina, crescia. Non semiromagna. Mi raccomando, crescia, se dovete chiedere, crescia.
Questo è il rione San Bernardino. Quindi altra zona che si mangia. Ed è l'attuale vincitore del Palio. E infatti sono i colori rosso-blu. E se quest'anno riconferma la vittoria, non lo tiriamo giù per niente, lo lasciamo su. E famo una faccenda di meno. Nel maschio, sì. Allora, siamo in piazza, la piazza principale dove vengono svolte le cose principali, come la disfida in armi, come il corteggio storico che arriva in piazza. E potete vedere dai merli della Rocca le bandiere con i quattro colori dei rioni. Una leggenda del fantasma della Rocca, però la leggenda risale a tantissimi anni prima del fantasma dei sotterranei. Ah, due cose diverse! Quindi doppio fantasma, non si sa. Forse doppio fantasma, ma è la stessa persona che si è presentata in altre vesti. Perché il fantasma dei sotterranei è una vecchietta vestita di un semplice saio. Mentre Ofelia, che è stata avvistata all'interno della fortezza, all'interno della Rocca, è una fanciulla esile, vestita di un vestito, sì, proprio medievale, un abito verde, con dei capelli lunghi, assomiglia a questo manichino che questo hanno. Qui appena, ok. Sì. Siamo all'ingresso proprio della fortezza della Rocca. Da tantissimi anni si parla del fantasma dei sotterranei, che è la paura. Questo fantasma, nelle vesti di una vecchietta, che si dice che protegga un tesoro. Questa vecchietta sta nei tunnel, nelle grotte che sono scavate nei sotterranei, che porta fino al Monte della Crescia. È tutto che collegato. È verso Osimo, okay. È tutto collegato. Dei monaci nel Medioevo erano stati condannati per eresia, hanno scavato questi tunnel per scappare. Scappare via mare, poi anche fino a Porto Nuovo. Una via di fuga. Una via di fuga. E sembra che questa vecchietta vaghi per questi tunnel e che depisti tutti quelli che sono curiosi per andare a scoprire queste zone e soprattutto alla ricerca del tesoro. Perché il tesoro che custodisce questo spettro è una chioccia con dei pulcini d'oro e tutti alla ricerca di questo. Però sembra che non siano mai riusciti ad arrivare tanto oltre, perché questa vecchietta depista tutti. Adesso te lo faccio la scena. Arrivo, eh? Perché qui è basso basso, io non sbatto la testa. Eccote qua. Allora, questa è la stanza del pozzo dove Ofelia, il fantasma, quello più giovane, è stata avvistata. Fantasma anche numero due. Fantasma numero due, che forse è la stessa persona in altre, okay, vesti. Certo. È stata avvistata anche da turisti qui, perché lei veniva dal cortile, ha attraversato, è entrata in questa stanza e c'era una visita guidata, però non è uscita mai dalle mura questa ragazza. Quindi è stata vista solo qui dentro? È stata vista qui dentro. Questa Ofelia gira qui nella Rocca, mentre la paura ha il collegamento fino al Monte della Crescia e non si sa come possa lei vagare, essendo i cunicoli chiusi, tutto quanto, per i crolli, come possa fare questi spostamenti che circa 5 km dovrebbero essere. Vabbè, fantasma passa attraverso il muro. Il primo avvistamento di Ofelia, la ragazza, è avvenuto nel 2009, la ragazza, da questa scalinata da del qua, cortile, da qui. Qui perché è esterno, sì, quindi da questo cortile ha attraversato, c'era una visita guidata, sì, l'ultima visita guidata della giornata durante le feste medievali, è entrata qua dentro. Gli ultimi turisti insieme alla visita guidata sono usciti, ma è rimasta questa ragazza che è stata segnalata. Allora i custodi, un custode, c'era il signor Tristano, che salutiamo, ha chiuso la porta, è andata alla ricerca di questa ragazza, non c'è stata più traccia. Il secondo avvistamento è accaduto nel 2015, credo, da un falconiere, perché qui sotto fanno il volo dei falchi, nella piazza quella più alta,
fanno il volo dei falchi e la sera è rimasto questo ragazzo per sistemare i falchi, due falconieri sono rimasti e hanno visto una ragazza, era già tutta chiusa la rocca, portone chiuso, e hanno visto questa ragazza affacciata da un merlo e loro hanno segnalato questa presenza dicendo che era rimasta chiusa dentro una ragazza. E sono saliti a cercarle. Niente. Nessun ritrovamento. Non è stata più vista. Mistero. Allora, questo è il cortile. Quindi Ofelia, diciamo che è passata qui e è entrata in questa porta qua. Scusa. Ovviamente, qualche attimo prima i turisti hanno visto questa ragazza che poi sembrava una ragazza in costume delle feste medievali, perché aveva questo abito lungo, verde, di velluto, insomma, sembrava proprio vestita medievale, che camminava come quel signore. Come quel signore lassù su me. L'hanno vista camminare sopra lì. E adesso noi ci andiamo lassù sui merli? Andiamo. Intanto nelle varie stanze c'è un museo delle armi antiche. Ecco che casco. Qui siamo arrivati proprio su in cima. Siamo arrivati non su in cima, no, perché ma il torrione è questo qui, Sì. Ok. Quello è il mastio, quello più alto. E questo invece è dove Ofelia ha fatto la sua passeggiata. E ti farò vedere dove invece si è affacciata, che i falconieri hanno notato questa presenza femminile. Ecco, i falconieri. Io adesso da che merlo questo preciso non lo sappiamo, indicativamente dalla punta. Quindi da qua giù. Precisamente, visto che ci avevano le cassettine dei falchi proprio qui sotto, questi ragazzi o qui o l'ultimo qua. O proprio l'ultimo. Dalla punta. Quindi da qui, diciamo, forse indicativamente hanno visto questa presenza. I falconieri stavano qui sotto. Sì, perché dietro al palco tengono i falchi qui sotto li stavano qui sistemando. Quindi questo è l'ultimo avvistamento questo in ordine cronologico. L'ultimo avvistamento. Nel 2019 hanno chiamato gli esperti. È arrivati quelli che ci capisce. Ghostbusters. Non come me, però gente che ci capisce. Del paranormale. E hanno piazzato qui all'interno i loro, come si dice? Gli strumenti di rilevazione. Strumenti di rilevazione. Ed hanno sentito, hanno trovato parecchie testimonianze, rumori, frusci. Ovviamente parole, non si sa se era di Ofelia o della paura. Non si sa se era di Ofelia o la paura o se è la stessa persona. È la stessa sempre. Che custodiscono questo tesoro. Facevo le prove qui da sola perché io portavo i turisti per raccontargli, vabbè, quando ho fatto teatro, e mi sono fatta le prove da sola quassù, le notti al buio. Poi è uscita la storia di quel cavolo che ci è venuto. E quindi l'hai saputo dopo, sa? dopo l'avvistamento, è stato dopo l'avvistamento. E adesso saliamo proprio dentro al mastio, quindi il punto più alto della rocca, sempre facendo attenzione alla testa. Vestiti tradizionali, San Bernardino, Sacramento, Rione Torrione e Rione Croce. Mentre qua una riproduzione della Battaglia del Porco, che non c'entra niente con la leggenda del fantasma della rocca, e chissà se un giorno parleremo mai della Battaglia del Porco. Ultima rampa di scale, sempre attenzione alla testa. Eccoci qua, soffiato. Quassù non c'è stati avvistamenti, però nel punto più alto. Ma forse sì, però forse no, tanto sappiamo. Anche perché. Cioè, tipo la campana non ha mai suonato a vuoto. La campana a vuoto no, invece una sposa durante delle foto di matrimonio penso sia arrivata fin quassù, perché comunque è molto ambita la location per le fare foto. Il servizio sì. Fotografico da qui. E non tirava un fil di vento, era caldissimo, come per magia si è alzato il velo, come se
venisse preso da due mani e ha scoperto il viso alla sposa. Visto? Ah, quindi hanno levato il batocco perché la gente suonava, quindi quelli di Offagna si è stufati, ha detto basta, famo una petizione, levamo il batocco e la campana non suona più e non c'è il batocco. Non so se è andata così. Più o meno, dai. Da qui possiamo vedere il famoso Monte Cerno, Monte della Crescia. I cunicoli portano fino al Monte della Crescia, che è quello. Chi è? Quello, quello laggiù. Dove è custodito questo tesoro. Da questo spettro dei sotterranei, che è la vecchietta, che forse è Ofelia. Faccio un giro a 180 gradi e la vetta, la sommità. Il mastio. Del mastio. La vetta della fortezza. Adesso torniamo di giù. Adesso torniamo giù, sì. E... sì. Esattamente. Laggiù. Laggiù in basso, in basso. Occhio alla testa. Sì, ci ho sbattuto prima. Questo è un cunicolo, perché? È un cunicolo. Poi dopo ci sono dei pezzi che credo pure questo che è stato scoperto dopo. Magari erano chiusi. Ci sono dei vari cunicoli che sono stati scoperti col tempo e riaperti. Qua c'è un pozzo, tipo. Posso andare delucidazioni su tutto. Dovrebbe essere quello della stanza del pozzo che scende giù. Sì, l'hanno scoperta poi, questa stanza qua, guarda. Non tanto questa, questa qua sopra. Arrivo. Molto bassi. Qui proprio si respira questa l'umidità. La stanza della tortura. Sì, vedi, qua c'è il... Esatto. Il zocco per le decapitazioni. Esatto. Mentre... questa è una delle stanze qui che si è sale. Stata scoperta recentemente. Questi non si erano accorti che c'era sta stanza? L'hanno trovata dopo? Oh, e questa è la crescia, questa col fettato e le erbe, salsiccia e erbe, mentre questa salsiccia, quindi usciti dalla rocca, mangiato e bevuto, dopo aver parlato dei fantasmi vari, incontriamo il mio amico che è un'altra, Enrico, che può raccontare un altro mito, leggenda, leggenda verità. Una leggenda, leggenda verità del... cioè, fantasma, del c'è il fantasma paesotto. Dietro. Esatto. Ecco il fantasma. No. Più. Questo racconto sarà più goliardico. Ma certo. Ecco. No. Seriamente. Serio. Vai. Serio. Zona Montegallo sarebbe il confine sud di Offagna verso Osimo. Sì. Dove c'è la famosa villa di Montegallo. Sì. La zona dove si era, quel tempo si diceva che c'era la cosiddetta paura. Esatto. Giusto. La paura, già la paura del fantasma che abbiamo nominato prima. Esatto. Okay. In quella zona. Esatto. Perché? Perché lì in quella zona c'è una villa che adesso è tuttora abitata, che sorge sopra un cimitero di suore. Lì c'era un piccolo convento, c'era il cimitero delle suore praticamente, quindi sotto a questa villa è venuto fuori questo cimitero. Questi sono stronzi. E lì praticamente c'era un ribelle chiamato Peppe De Gardò, che praticamente era in continuo contrasto con il signore del posto. È un amico mio! E fu ucciso questo Peppe De Gardò dai scagnozzi di questo signore del posto, e si dice che sia stato ucciso, praticamente gli hanno lacerato la pancia. Guarda che c'è la televisione, guarda che c'è la televisione. E praticamente questo morto aveva portato via lo stomaco, girava per le campagne, quindi di Montegallo, con l'intestino esportato. Esatto, quindi c'era un buco nello stomaco. C'era Peppe De Gardò, che non c'ha proprio un nome da fantasma. No, però così, questo è quanto, ok. Grazie. Con questo se vedi fantasmi. Esatto.
Quindi Peppe De Gardo era il fantasma che girava con lo stomaco. Si dice che tutta la gira. Tanti anni fa. Si dice ancora che ancora a Montegallo c'è il fantasma di Peppe De Gardo. Cose strane. Infatti se tu quando vai via da Offagna, che arrivi lì alla prima curva, lì ci sono due cipressi. Se tu guardi sul cipresso c'è da una parte una Madonnina, da quell'altra un crocifisso, che sembra che siano lì a proteggere da queste... Da queste presenze oscure dentro la villa di Montegallo. Quindi a Montegallo bisogna che ci fa un'altra puntata. Io, sì, ma lì c'è una roba. Anche lui è un grande conoscitore della villa di Montegallo. Aspetta, allora, immagino verso te. Arrivato in cima alle scale, sta ragazza fa: ma sotto c'è altra gente? Io ho detto: no, vieni su, sta tranquilla che non c'è nessuno. Ma tu sei alle voci. C'è una appena entri dentro la villa, passi sotto le scale. Sempre la villa di Montegallo. Passi sotto le scale del Van Vitelli. Perché c'è una doppia rampa lì che sale su, bellissima. Sono due cose, la prima a destra apri la porticina e c'è una scalinata che scende giù e dove si tiene l'olio, tipo cantina. Sì. Qui fai delle scale, era crollato l'architrave, è stato risollevato. Quando ti arrivi a mezza rampa e mezza scalinata, le luci sotto cominciava tutte quante a lampeggiare. C'era la presenza. Lì sì. Quindi prossima puntata a Villa di Montegallo. Dopo c'è, sempre in questa scala del Van Vitelli, c'è una porticina dietro e c'è un doppio muro, e lui non l'ha trovato, io lo so, c'è un doppio muro dove c'è una botola che ci ho portato un sensitivo, ha aperto la botola, ha fatto quattro scalini, perché sta botola scende all'interno del giardino centrale. Sotto c'è una grotta che ci sono state rifugiate 400-500 persone in tempo di guerra. Sto sensitivo, che era un antiquario di Roma, ha fatto i 4-5 scalini, poi non riesco a scendere, è tornato indietro. E lì è strano la storia, perché c'è un'area positiva e un'area negativa di quel posto. Ma te ne sei tantissime. No, allora la prossima puntata. Io posto caro, Prossima puntata. Con la bottiglia. Noi siamo sempre qua. Con la bottiglia di vino non sei credibile. No, la storia è quella. Non ti alzato la panca, no. Sennò mi scappotto io. Okay. Vai, allora. Questa c'era sfuggita prima, perché... Quindi aggiungiamo l'aneddoto. L'aneddoto è la di una casa che sta qui dietro a me, che non posso fare nome e cognomi, dove praticamente si racconta che ci sono queste, si raccontava che c'erano queste presenze, finché non è stato documentato da mio padre, che era il maresciallo Guido Fagno. È stato chiamato perché c'era dentro questa casa, sentiva i rumori, e si è presentato, lui è l'appuntato dentro questa casa, sono andati al piano di sopra dove si sentivano questi rumori e si sono spente le luci, si è spento tutto. Quando sono usciti da queste stanze praticamente c'era tutta la divisa completamente tagliata. Strappata? No, tagliata. Ah, tagliata proprio? Loro non avevano nessun tipo di ferita, però le divise tutte tagliate. E ancora c'è mamma vive vegeta che è testimone del suo padre. Monaco! Dal cortile della Rocca di Offagna, dove sono stati fatti gli ultimi avvistamenti del fantasma Ofelia, o di quello che si dice essere il fantasma dei sotterranei, della Paola, che forse sono lo stesso fantasma, non lo sappiamo, chiudiamo qui la puntata con Rosita da Offagna, è tutto. Ciao! Allora, per completezza del servizio, questa è il parco della villa de Montegallo, giusto? De Montegallo. E questi sono i due cipressi, dove da una parte c'è il crocifisso e da una parte c'è la Madonnina. Oh, ecco qui. Allora, infatti, ecco qui in mezzo al cipresso c'è la Madonnina. Eccola qua, che allontana i cattivi spiriti, mentre in quest'altro cipresso ci dovrebbe essere il crocifisso. Fai attenzione, Omar. Il crocifisso.
Penso che sia stato tolto. Non lo troviamo. Penso che sia stato tolto. Quindi non c'è più il crocifisso. È caduto. Bene, saluti, già l'abbiamo fatti, quindi la puntata finisce qui al cospetto di questi due cipressi.